Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, come sappiamo, stiamo celebrando la memoria del cuore immacolato di Maria e la Santa Messa in onore del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Sappiamo tutti quanti che questa memoria è da collegare alla apparizione di Fatima e fu in effetti istituita come memoria, anzi come festa da San Pio, ancora senza Santa, Pio XII, e veniva celebrata nel Beatus Ordo il 22 di agosto, nell'ottava dell'Assunzione. Poi con la riforma liturgica è stata traslata al sabato dopo il Sacratissimo Cuore di Gesù per far emergere il legame strettissimo che c'è tra il Cuore Immacolato di Maria e il Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco perché oggi stiamo celebrando la Messa in Novus Ordo, perché è la Messa propria di questo giorno. E andando nel particolare, una piccola premessa, guardate, adesso farò qualche piccola meditazione sul Sacro Cuore prendendo il prefazio delle messe mariane. Io dico sempre una cosa, le messe mariane, quelle che stanno nel rosario azzurro, sono una più bella dell'altra. Per cui, veramente, i prefazi che hanno sono di una profondità e contengono certe lodi, certi titoli mariani mai sentiti in vita mia. Cioè, proprio la quintessenza di tutta la più bella devozione, dottrina e tradizione mariana che si sia vista in tutta la storia. Sono veramente bellissime. Una delle cose più belle della riforma liturgica sono, secondo me, le messe in onore della Madonna, perché sono oltre 40, tutte diverse, dove la Madonna è venerata su tantissimi titoli differenti. Non c'è tempo di farle tutte, manco nel mese di maggio, insomma, però trovare un modo per farlo un pochino più spesso, perché sono veramente belle e molto utili ad alimentare la pietà mariana. Nelle letture che abbiamo ascoltato abbiamo visto il Vangelo che focalizza il cuore immacolato di Maria come centro della sua vita continua interiore. Maria e sua madre sentono tutte queste cose nel suo cuore, quindi la capacità di dialogo ininterrotto. Noi sappiamo che la Madonna aveva con il Signore anche attraverso gli eventi della vita. La Madonna non sapeva tutto quello che sarebbe successo, non sapeva che durante quel pellegrinaggio a Gerusalemme avrebbe smarrito il figlio, e non sapeva che l'avrebbe trovato dopo 3 giorni. Chiaro che lei stava ininterrottamente unita alla volontà di Dio nel Fiat, però gli doveva ripetere, e sicuramente poi, vissuto questo evento, doveva dargli una qualificazione. Cosa mi ha voluto dire Gesù con questo fatto particolare, insomma, che è sparito per 3 giorni, mi ha fatto vivere questa angoscia e poi l'ho ritrovato. Quindi, come diceva San Giovanni Paolo II, su questo, anche perché doveva meditare per noi, la Madonna è veramente, oltre che nostra compagna di viaggio, anche un grandissimo esempio, e è fondamentalissimo. Noi tra poco faremo una meditazione sulla Divina Volontà, per tante volte la vita nella Divina Volontà è dialogo ininterrotto di un cuore che è capace di stare 24 ore al giorno alla presenza di Dio, di confrontarsi continuamente con quello che accade, essendo capace di rinnovare attimo per attimo, istante dopo istante, il fiat, quello che Dio ci chiede. Se non c'è questo, sono tutte quante, come dire, belle parole, d'accordo, o cose esteriori, estrinseche, che non ci plasmano interiormente. Nella prima lettura abbiamo invece ascoltato lo splendido passo di Giuditta che ha staccato la testa del nemico di Israele, che è figura della Madonna che schiaccia la testa a Satana, e la lettura conclude con il celebre inno mariano che sta scritto nella cappellina della Madonna delle Vittorie sulla volta: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la redenzione di Israele, tu sei l'onore del nostro popolo. Parole rivolte anticamente a Giuditta, ma che sono da sempre state intese come prefigurazioni tipologiche, si dice così, di ciò che sarebbe stata Maria Santissima, che è questo e molto di più. Ora, nel prefazio della messa di oggi, che adesso vi leggo brevemente, poi ce lo gustiamo in anticipo con qualche piccola glossa, si leggono queste parole: tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, sapiente e docile. Sapete che la sapienza nella Sacra Scrittura, ripetita iuvant, vuol dire la capacità di
di vedere tutte le cose con gli occhi di Dio, non in maniera umana. Quindi la sapienza è la capacità di scorgere Dio ci ha voluto in tutte le cose. E docile, docile significa, dal verbo greco docheo, che impara, che sta in atteggiamento di costante ascolto recettivo e pronto all'obbedienza, questo significa, nei confronti di quello che Dio vuole. Questa è una delle lodi più belle che si possa tributare alla Madonna. Poi, un cuore nuovo, ricordate la Sacra Scrittura, le profezie, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Il cuore nuovo ce l'ha avuto la Madonna, completamente rinnovato e pieno di vita divina. Un cuore nuovo e mite, un cuore mite. Gesù dice nel Vangelo: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. La mitezza, sapete, che è la virtù che consente il perfetto controllo dell'ira, quindi che non si spazientisce mai, e una profondissima dolcezza nel trattare il prossimo. Questa è la mitezza. Grande controllo dell'ira, grande dolcezza, proprio sovrabbondante nel trattare il prossimo, che dalla Madonna, da quello che noi conosciamo, si trova proprio trasuda, traspare in maniera proprio palpabile, visibile, e che deve caratterizzare i suoi figli e devoti. In questo cuore nuovo e mite hai scolpito la legge della nuova alleanza. Qual è la legge della nuova alleanza? Noi abbiamo solo una legge, non ci sono altre leggi. C'è bisogno che la Dio non crede, o di altri brani, no? Noi abbiamo una sola legge, in senso stretto. Come dice il codice di diritto canonico, dove stanno tante leggi ecclesiastiche, alla fine dice: quello che abbiamo detto va tutto bene, ma si ricordi che nella Chiesa c'è una sola legge suprema, che è la carità. E quando si tratta di carità, dimentica di tutto quello che è venuto prima. Non c'è proprio scritto così, ma ecco, il senso è quello, insomma, no? Poi, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo figlio e di godere la visione del tuo volto. Chi vive nella divina volontà sa benissimo quanto sia importante la semplicità, un cuore semplice e puro. Semplice vuol dire capace di cogliere nell'immediato tutto ciò che Dio vuole. La semplicità è l'assenza di complicatezza. E più profondamente non è questa sede per approfondire di composizioni varie ontologiche, d'accordo? Ricordate il suo Vangelo: siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe, perché è molto semplice capire quello che Dio vuole se siamo sinceri nel cuore, molto più semplice di quanto pensiamo. Un cuore semplice e puro, cosa ha detto il suo Vangelo? Beati puri di cuore. Vedete come questi prefazzi attribuiscono alla Madonna tutto ciò che ci sono detto nel Vangelo: imparate da me che sono mite ed umile di cuore, beati puri di cuore, eccetera, no? Il puro di cuore è quelli che soltanto non sono, non ha niente a che fare con tutto ciò che è impurità, ma che ha la rettitudine di intenzione, che questo è un concetto fondamentale per la vita della divina volontà. Per chi fai una cosa e perché fai una cosa. Le cose si fanno per Gesù e per amore suo, tutte, non per altre motivazioni, sempre sono nascoste dietro il nostro agire, no? E poi infine un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore, forte. La Madonna c'è una forza, capite, cioè passare per quello che ha passato lei, si può sfidare chiunque, e a farlo come lo fa. È bene farla spesso la meditazione sulla Madonna dolorata e mettersi nei panni di Maria, vedere della croce, vedere il figlio ridotto in quel modo e sentirsi tutto il repertorio di oscenità e di bestemmie che gli hanno vomitato addosso, e continuare a rimanere tranquilla, buona, pregando per quegli animali, perché insomma sul Calvario non c'erano uomini, c'erano demoni incarnati, insomma, quindi non è molto facile resistere alla loro presenza, no? Quindi il cuore forte ha sostenuto intrepido la spada del dolore e il cuore vigilante che ha atteso con fede l'alba della risurrezione. Tanta. Cuore vigilante, vigilante che persevera nella fede e nella preghiera, lo sappiamo nella Chiesa,
ci ha tramandato la via credenza e tradizione, a mio avviso fondatissimo, che la Madonna è stata l'unica a conservare la fede nella risurrezione. Perché guardate, possiamo averci avuto 100 miliardi di segni nella nostra esistenza. Quando nella vita i guai si accumulano e le nubi si addensano, è molto difficile conservare la fede nonostante le tante dimostrazioni che il Signore ci ha dato. L'Apostolo gliene aveva detto Gesù 3 volte: io vado a morire, ma dopo 3 giorni risorgerò. Cioè, tu l'hai capito? Ma in quel momento non capisci più niente, perché dice: metti in crisi tu, ma siamo sicuri che questo era Dio che può fare una fine di questo genere? Ma fatti miracoli, se per me il miracolo gli sarà stata un'assistenza dello Spirito Santo, ma proprio Dio, Dio, Dio. E come fatti a tornare io dal sepolcro? Quindi capite, cioè, non è operazione semplice, perché semplicemente l'abbiamo conservato tutti quanti, conservare la fede nonostante quello che fosse successo. E qui gli scrittori si sbizzarriscono che conservo la fede per la Chiesa e per tutti noi, perché potessimo, per quello che lei ha fatto, superare qualunque prova e qualunque crisi anche profonda di fede. Ecco, questa è una piccola, come dire, descrizione molto imperfetta e limitata di quello che è il cuore immacolato di Maria. Sappiamo che ha fatto, Madonna l'ha presentato, quindi circondato dalle spine che gli uomini ingrati li conficcano, senza nessuno che ci sia, che si dia preoccupazione di fare un gesto per compiere degli atti di riparazione. E come Gesù chiese i primi 9 venerdì del mese, così la Madonna chiese i primi 5 sabati del mese in suo onore, che si fanno più o meno come 5 sabati, i primi 9 del mese, con 2 aggiunte però: la recita del Santo Rosario, di proprio del Santo Rosario, più la meditazione attenta per 15 minuti dei misteri del Rosario, oltre alla confessione e la Santa Messa, la comunione riparatrice. Beh, vediamo questo giorno in unione con Maria Santissima, contemplando il mistero del suo cuore, fuso e unito con quello del Figlio, centro della sua grandezza e della straordinarietà della sua santità e della sua persona. Rinnoviamo anche di noi consacrato oggi, uno dei giorni da fare, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, la consacrazione ad Augustissimo di Mariani, quello che abbiamo fatto, e rinnoviamo la nostra volontà di essere e di vivere come suoi degni figli e devoti, di crescere sempre di più nelle mai sufficientemente comprese grandezze ed eccellenze del suo cuore e della sua anima. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.